Buongiorno a tutti, questo video è dedicato a un prodotto che si chiama Ricarica Enterocol. È un integratore specifico per riequilibrare la flora intestinale e dare più vigore al sistema immunitario. Allora, è importante quindi fare una piccola introduzione sul ruolo della flora intestinale. Come sappiamo, la flora intestinale è quell'insieme di miriade di batteri che vivono nel nostro intestino, all'interno del nostro corpo e principalmente nel colon, quindi nella parte finale dell'intestino. Questa parte del nostro corpo è popolata appunto da milioni e milioni di batteri, famiglie diverse di batteri. Alcuni sono commensali per la maggior parte, ma alcuni possono anche diventare patogeni, quindi possono darci fastidio col tempo. Quando accade questo? Quando succede? Quando appunto non c'è un equilibrio in questa flora intestinale, quando i batteri che consideriamo amici diventano inferiori rispetto ai batteri che potenzialmente poi possono diventare patogeni e darci qualche problema. Quindi per questo che è importante riequilibrare la flora intestinale. Perché? Perché comunque quella parte dell'intestino ha un grande ruolo in generale nella nostra salute, ma soprattutto sulle prestazioni del sistema immunitario, come sappiamo da moltissime ricerche scientifiche. Per cui gli ingredienti che questo integratore contiene sono appunto i probiotici, quindi appunto servono per riequilibrare la flora intestinale, sono i batteri amici, sono tre famiglie di batteri amici, tra cui appunto ci sono Lactobacillus e Bifidobacterium. Che cosa contiene inoltre Ricarica Enterocol? Contiene fibre prebiotiche, quindi quelle fibre che nutrono la flora batterica, contiene colostro che è associato alla forza del sistema immunitario, in moltissimi studi è stato associato a una migliore condizione dell'intestino e quindi una minore incidenza di questi disturbi autoimmuni che colpiscono l'intestino, quindi il colostro potrebbe aiutare eventualmente anche in questo caso. Come abbiamo detto, le fibre batteriche e fruttooligosaccaridi, che appunto sono un tipo di fibre che nell'intestino aiuta a sintetizzare quelli che si chiamano acidi grassi a catena corta. Questi acidi grassi a catena corta sono una grande fonte di nutrimento per i batteri buoni, quindi se allo stesso tempo forniamo i batteri buoni e il loro nutrimento, agevoliamo quindi la loro capacità di moltiplicarsi e quindi di colonizzare l'intestino e prendere la prevalenza su quei batteri che non sono poi così amici. Cosa contiene inoltre Ricarica Enterocol? Contiene le vitamine del gruppo B, diverse vitamine del gruppo B che sono associate all'energia e quindi sono dei cofattori del ATP, quindi adenosine triphosphate, che appunto è la fonte di energia del nostro organismo. E contengono inulina, appunto, che è una fibra prebiotica. Ricarica Enterocol è disponibile sia in fiale sia in capsule. Entrambe sono utili appunto per il benessere del tratto gastrointestinale e quindi per rinforzare il sistema immunitario. Rinforzare la mucosa che riveste il nostro intestino è molto molto importante perché in caso di disturbi autoimmuni, in caso di costante e eccessiva infiammazione, questa mucosa può eventualmente infiammarsi, soprattutto in caso di disbiosi, quindi disequilibrio di questa flora intestinale, che può causare appunto gonfiore, costipazione o diarrea. Tutti questi sintomi gastrointestinali hanno anche un effetto negativo sulla mucosa. Cosa succede se la mucosa è costantemente infiammata? Rischia eventualmente di avere delle piccole lesioni, quindi l'integrità di questa mucosa potrebbe eventualmente essere minacciata. Cosa succede in questo caso? Si ritiene che ci sia la possibilità che appunto attraverso questa la porosità della mucosa, che appunto perde di integrità, si possano infiltrare delle tossine o delle proteine non digerite e questo potrebbe eventualmente anche causare l'insorgere di disturbi autoimmuni. Quindi è per questo che è importante proteggere il tratto gastrointestinale
fornendo appunto al nostro intestino delle famiglie di batteri amici prebiotici, come in questo caso, fibre che appunto li nutrono e appunto le vitamine del gruppo B che aiutano a infondere energia. E come abbiamo detto, anche il colostro che appunto ha un ruolo molto importante sulle prestazioni del sistema immunitario e soprattutto sulla mucosa e su quella parte dell'intestino che appunto è a volte a rischio appunto di queste malattie, di questi disturbi infiammatori. Spero che sia tutto chiaro. Se ci sono dei dubbi o delle perplessità o delle domande ulteriori riguardo a questo prodotto, fatecelo sapere e come al solito vi risponderemo al più presto. Una buona giornata e al prossimo video.